Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Lamezia in compagnia del professor Paolo Valerio, che è ordinario di psicologia clinica, direttore del centro Sinapsi Università di Napoli Federico II e presidente dell'Osservatorio Nazionale Identità di Genere LONIG, giusto? Sì, infatti. LONIG è un'associazione che mette insieme tutti i professionisti, psicologi, endocrinologi, chirurghi che si interessano di, e qui appunto possiamo dire, transgenderismo, persone gender varied, gender non conformi, cioè tutte quelle persone che in qualche modo non si conformano agli stereotipi di genere, o persone che essendo nate in un corpo maschile per esempio sentono di essere, di appartenere al genere femminile o viceversa. Tra l'altro ieri c'è stato proprio a Cosenza un convegno molto interessante che si chiama proprio Transgender, i passi del cambiamento, dove il professore ha appunto spiegato tramite delle slide un po' il percorso, ma anche soprattutto le fasi, diciamo, anche della discriminazione, come avviene. Ci vuol dare un piccolo input di quello che abbiamo visto ieri? Ma diciamo tuttora le persone transgender sono, come dire, circondate da un alone di patologia, malattia, una diversità che inquieta. Ricordo ancora le parole di una mamma, disse: professor, gay sì, trans no, perché in qualche modo si vede il transgenderismo tout court legato anche alla prostituzione, per esempio. Oggi la scienza si muove in un modo un po' diverso, cioè tende a considerare il transgenderismo o la disforia di genere un qualcosa che non ha a che vedere tout court con elementi di psicopatologia, con una malattia mentale, ma se c'è una sofferenza psichica è legata anche alla reazione della società, che spesso non accoglie, discrimina, stigmatizza e quindi fa soffrire le persone, creando poi anche problemi dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico. Tra l'altro è emerso fondamentalmente ieri anche nel convegno, ma anche dai suoi studi, perché le pubblicazioni sono varie, che per esempio ne voglio citare una perché era molto interessante. Io per esempio questa l'ho letta, Genere femminile, le esplorazioni antropologiche e psicologiche, quindi c'è comunque qualcosa che ha a che fare con la storia e che poi viene riproposto e rivissuto in maniera contemporanea. E tu hai citato un lavoro che mi sta molto a cuore. In realtà Napoli è una città strana, verrebbe a dire, perché è una delle poche città in Italia che ha trovato un nome per denominare quello che oggi noi chiamiamo transgenderismo. Naturalmente è impossibile utilizzare gli stessi termini per fenomeni che hanno a che vedere con una storia molto antica. Pensa che già Giovan Battista della Porta citò appunto persone che lui chiamava effeminate. Abele di Blasio, nel suo libro Uso e costume della Camorra, c'è un capitolo, Un matrimonio masculino, in cui parla appunto dei femminielli. E naturalmente da una parte nell'ottica lombrosiana con cui lui si muove, li connota nel mondo della delinquenza, prostituzione, dall'altra però dà anche una soggettività umana quando parla del suicidio di uno di questi per amore. E appunto quelle che noi oggi chiamiamo varianze di genere sono sempre state presenti nel mondo e nella cultura. Pensa per esempio agli Hidras dell'India, pensa ai Muches del Messico, pensa ai Katoi, Lady Boys della Thailandia, pensa ai Fafafine delle isole Samoa. Cioè, come dire, c'è sempre stata nel mondo, nell'esistenza, la possibilità per alcune persone di non sentirsi in qualche modo in sintonia con il sesso biologico. Sapendo che quando noi parliamo di identità sessuale dobbiamo immaginarci un po' come una pizza, direi, no? Dove certamente c'entra il corpo, c'entrano i geni, c'entra il cervello, c'entrano gli ormoni, c'entrano gli organi genitali, ma non basta per definire l'identità sessuale di una persona il corpo. Oltretutto i geni possono modificarsi, no, per adattarsi all'ambiente. C'è bisogno anche di considerare l'identità di genere, cioè quanto profondamente mi sento maschio o femmina. È anche importante considerare quali sono i ruoli di genere, quali sono i comportamenti che io assumo per dire a me stesso e agli altri il genere a cui sento di appartenere, sapendo che ci sono molto stereotipicamente predeterminati. E poi c'è l'orientamento sessuale, che appunto è qualcosa che non ha a che vedere più col genere, ma ha a che vedere con le persone nei cui confronti provo un'attrazione fisica o anche desidero avere una relazione affettiva. Le paure sono principalmente non tanto da parte di chi vive questa, diciamo, condizione, quanto forse dai genitori o dalle persone che si rapportano con le persone transgender o transessuali.
e la società, società intorno. Noi abbiamo una ricerca fatta a Secondigliano, in un'educativa sociale, dove su 60 ragazzi, 6 sono appellati a Femminella e 3 mascolone. Le 3 ragazze mascolone hanno tutti i diritti di giocare a pallone, di essere anche assertive con i maschietti del gruppo. E i 6 Femminella devono stare attenti, perché in realtà la società in cui viviamo è una società in cui la vera, il vero stigma, il vero tabù è la femminilizzazione del maschio. Se io sono un maschio attivo posso rimanere anche virile, forte e non vado in qualche modo a essere condannato, perché lo faccio un po' di nascosto, diciamo, ma se invece sono un maschio cosiddetto passivo e lì invece vengo stigmatizzato, considerato quasi serie B. Professore, un'ultima domanda, poi la lascio perché c'è un altro convegno molto importante. Cosa potrà cambiare secondo lei, secondo le sue teorie, secondo soprattutto la sua esperienza, e cosa è cambiato negli ultimi anni? Cosa vedrà, diciamo, la società? Un gender fluido, comunque una situazione, diciamo, di definizione o non definizione del genere? Ma è difficile una risposta perché è futurologia. Certamente però quello con cui noi stiamo confrontando è rispetto al mondo in cui viviamo, il mondo occidentale, che poi naturalmente noi facciamo, siamo una parte del mondo, no? Alla possibilità di offrire a tutte le persone l'opportunità di autodeterminarsi, di non essere quindi costrette a aderire a cliché, a aderire a gabbie che vengono imposte da altri. E quindi questo è un aspetto molto importante. Naturalmente è molto importante la lotta politica, è molto importante che i movimenti politici siano lì per sostenere la possibilità delle persone di autodeterminarsi. Io ricordo sempre che c'è un articolo, un libro anzi, di Ivan Bloch, che era uno studioso della fine dell'Ottocento, che ha scritto un libro sulla sessualità, e in uno di questi capitoli, nel libro c'è un capitolo che si intitola Il mistero dell'omosessualità. Sapendo che il termine omosessualità è molto recente, perché in realtà della fine dell'Ottocento, prima il termine era sodomia, prima il termine era vizio immondo, vizio infame, vizio indicibile. E lui scrive in questo suo libro che rispetto all'omosessualità non bisogna considerare che l'omosessualità sia collegata a disturbi mentali psicopatologici più di quanto possa essere collegata all'eterosessualità. E se in qualche modo l'omosessualità può presentare talvolta problematiche dal punto di vista psicopatologico, è dovuto alla reazione a una società che non accetta, non tollera, fa soffrire. Quindi lui in qualche modo aveva già intuito quello che oggi noi chiamiamo minority stress, cioè quanto lo stress di far parte di una minoranza sessuale possa in qualche modo far star male le persone. Ma le sue ricerche sono rimaste silenti, perché col nazifascismo è stato cancellato tutto. Tutte quelle ricerche che all'epoca erano state portate avanti a Berlino e anche da Hirschfeld e da altri furono dimenticate, cancellate. Abbiamo avuto bisogno di altri 40-50 anni. E quindi, ragazzi, è importante in qualche modo essere sempre attenti, essere vigili, non abbassare mai la guardia, perché la democrazia è qualcosa di importante, ci fa star bene, non ci fa soffrire, e la possibilità di autodeterminarsi senza danneggiare gli altri, ma potendo portare avanti la libertà, è un diritto che non dobbiamo mai perdere come cittadini e esseri umani. Perfetto, io ringrazio il professor Valerio del contributo che ci ha dato, gli auguro buon convegno e soprattutto buon lavoro, perché comunque le pubblicazioni sono tante, c'è veramente da leggere quello che è il lavoro di una vita, penso. Comunque alcune di queste pubblicazioni le trovate anche sul sito www.sinapsi.unina.it, che è il sito dell'Ateneo Federico II, dove, diciamo, noi abbiamo in qualche modo inserito una guida per il linguaggio corretto rispetto alle persone LGBT. Abbiamo inserito delle favole, come spiegare ai bambini che significa transgenderismo, transessualismo, la favola è appunto transcuore. C'è ancora un altro sito, www.bullismoomofobico, con le due O, .it, che è un sito appunto offerto ai genitori, agli insegnanti, ai ragazzi e ragazze gay e lesbiche. Ed è importante, perché uno dei modi per poter abbattere pregiudizi e stereotipi è proprio quello della conoscenza. Non so se ho tempo per questo episodio e vorrei raccontarvi. Attraverso il sito www.bullismoomofobico.it arrivano i genitori. Un giorno arriva una coppia di genitori di un piccolo centro dell'Interland napoletano.
Il ragazzo aveva fatto coming out, cioè aveva dichiarato ai genitori di essere omosessuale e voleva accompagnarsi con il suo compagno. La mamma entra nella stanza già triste, si butta sulla sedia in lacrime e in stretto dialetto napoletano mi dice: «Prosso, non ci capisco più niente, prima di dire che femmina, muova che mascolo, è mascolo femmina». Cioè quella signora appunto confondeva orientamento sessuale con l'identità di genere, e già che il figlio stava in quel momento portando un rapporto affettivo con la propria, con il proprio compagno, lei immaginava che non fosse più maschio che femmina. Il papà: «Prosso, che schifo, se vuole va sa». E quindi capire che era un fatto affettivo, ma loro avevano molte resistenze, per cui proposi di venire col ragazzo, che è anche importante che i genitori siano aiutati, comprendere che possono essere non preparati, per mediare, per trovare una soluzione. Vennero col ragazzo, 1,80 con la barba militare, disse: «Signora». La mamma insisteva, disse: «Signor, guardi, lei mi chiede di curarlo il ragazzo, io non posso curarlo, non perché io non sia un bravo psicoterapeuta, ma perché queste cure sono molto dannose. L'ordine di psicologi le considera così dannose che uno psicologo che vuole proporre è stato radiato all'ordine di psicologi. Quindi se qualcuno ve lo propone voi dovete rinunciare, perché farete male al vostro figlio». Beh, la signora mi commosse, perché allora con una voce un po' triste ma ormai anche un po' rasserenata, mi disse: «Professore, oggi capite, non si può fare niente, non si può fare nulla». Ma perché pensa questo? «Professore, chi è un fatto di sentimento? Quello è un fatto di sentimento». Cioè questa signora analfabeta, non acculturata, aveva però compreso che nel momento in cui qualcuno glielo spiegava, che l'omosessualità è un fatto di affettività, non è che c'è il sesso in testa e basta, ma c'è bisogno di avere un rapporto affettivo con una persona. E quindi io spero che, no, che queste parole della signora, chi le hanno fatte sentimenti, no, connotino anche tutti i nostri rapporti con il mondo della diversità. Sono persone che vogliono tanto avere un rapporto affettivo, un rapporto di volersi bene, e questa è la cosa più importante nella vita delle persone. Professore, veramente grazie. Allora diciamo kiss and sentimento. Ok, Liberi TV, Riccardo Cristiano.